si spera adesso che l'amministrazione di Perissa provveda in modo molto celere ad aggiustare il muro, quantomeno a fare una sorta di scogliera pure temporaneamente fuori al muro, che non entrano le onde che vanno vicino, sì, alla che vediamo casa, che vediamo in questo momento, esatto. Proprio entrano in casa, è impressionante, è pazzesco, vedete in fondo i marosi hanno divelto un muro, guardate qui ancora veramente impressionante la furia del mare. Nel dicembre del 2019 una forte mareggiata distrusse parte del litorale di Schiaponte, a partire dai muretti presenti in zona Stradone. La violenza del mare li spaccò, li sollevò e li trascinò sul piazzale, dove generalmente parcheggiano le macchine. I residenti, davanti alle nostre telecamere, espressero l'augurio che l'amministrazione comunale intervenisse immediatamente a ripristinare lo stato dei luoghi. Ma che? Da allora sono trascorsi quasi 6 mesi. Siamo ormai a metà giugno e la situazione purtroppo non è affatto cambiata. Qui, a 2 passi dal Castello Aragonese, lungo una delle passeggiate più belle e caratteristiche dell'Isola Verde, il tempo sembra essersi fermato e i grossi blocchi di cemento costituenti i muri fanno ancora brutta mostra di sé per terra, mentre il parapetto resta sguarnito di protezione. Da non credere, ma non è tutto. A pochi metri di distanza, precisamente sul piazzale delle Alghe, è presente una situazione di degrado, distruzione ed abbandono sociale ancora più squallida. La stessa mareggiata che a dicembre ha portato distruzione dietro allo Stradone, qui ha praticamente divelto centinaia di sanpietrini che tuttora sono disseminati ovunque, da non credere. E siamo proprio sul piazzale Aragonese, all'ombra del maestoso castello. Questa è la situazione di degrado e di pericolo con cui l'amministrazione comunale di Ischia accoglie i turisti in questo inizio di stagione anomalo a causa dell'emergenza sanitaria. Ma com'è possibile che in una stagione turistica già resa anomala dal coronavirus, i turisti che sceglieranno l'isola di Ischia come meta delle loro vacanze dovranno fare pure i conti con degrado, distruzione e pericoli presenti nei luoghi più belli e visitati? Ma stiamo scherzando. Sindaco Enzo Ferrandino, ma possibile che non proviate quantomeno un minimo di imbarazzo rispetto alla vostra totale inadeguatezza politica nel governare il nostro territorio?